Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Allora, eccoci qua alla My Face Care Routine, quello che faccio io per prendermi cura della mia pelle nel modo più veloce possibile, perché come sapete ho mia figlia che mi lascia ben poco tempo per prendermi cura, insomma, di me, e quindi cerco di fare molto velocemente. Allora, per prima cosa sto usando questa schiumetta, insomma questa spuma, che appunto per fare velocemente non solo pulisce bene e delicatamente la pelle, ma in più è anche un ottimo struccante. Lo trovo ottimo per struccare anche il waterproof, e quindi lo uso insomma per non solo appunto per lavare soltanto il viso, ma anche per struccare. È appunto un tutto in uno, appunto perché magari molte volte la sera vado di fretta, anche se adesso sto registrando di mattina, perché non è che mi strucco sempre, quindi beh, non prendete esempio da me, però capitemi, ogni tanto sono così tanto stanca che me ne dimentico proprio. Comunque sia, passiamo al secondo step, quello di togliere i puntini neri dal nasino che io purtroppo ho, e quindi uso queste mascherine insomma per appunto la parte del naso dell'Essence, e devo essere sincera, mi piacciono moltissimo, mi trovo veramente bene. Non è un product placement, perché le uso da più o meno, non lo so, da tantissimo tempo, veramente le uso da tantissimo tempo, e qui vi faccio vedere che appunto la lascio in posa per 15 minuti, però alla fine lo farò 13, infatti vi faccio sentire questa cosa un po' simpatica. Siri, avvertimi tra 13 minuti. Spiacente, non ho trovato nessuna informazione. Siri, fai un evento tra 13 minuti. Entro 13 minuti ho trovato solamente un evento. Crea un evento tra 13 minuti. Intanto che aspetto, mi lavo i dentini. E qui vado a togliere la mascherina per i punti neri. Aiuto, che dolore! È una sofferenza pazzesca ogni volta togliere questa benedetta mascherina. Mi fa un male cane. Però vi posso assicurare che dopo il nasino è libero e senza alcuna imperfezione. È veramente, veramente rigenerato, diciamo, il nasino dopo che la tolgo. Adesso invece è il momento del gommage. Passo a fare il gommage su tutto il viso, e io uso questo della Yves Rocher, che è molto buono e molto delicato. Questo invece me lo mandarono con una collaborazione, e sono sincera, non ho mai smesso più di utilizzarlo, perché lo trovo veramente delicato ma efficace, quindi veramente 2-3 volte alla settimana lo utilizzo e mi sento la pelle veramente pulitissima dopo averlo utilizzato, purificata, proprio meravigliosa dopo averlo appunto, ripeto, utilizzato. Sono molto soddisfatta di questo prodotto e lo promuovo a pienissimi voti. Dopodiché mi sciacquo e mi rimetto il piercing che prima avete visto che mi sono tolta, mi pare, e perché non riesco ad utilizzarlo quando ho le mascherine, cioè non posso mettere il piercing quando ho la mascherina, e per i punti neri, e poi bevo un pochino d'acqua. Adesso invece passo a mettere un po' di crema idratante. Io utilizzo questa della Ben, che è la mia preferita in assoluto, perché è l'unica crema in assoluto, per almeno di quelle che ho provato io adesso, che non mi dà alcun problema, perché ho la pelle molto molto sensibile e delicata purtroppo, e questa crema fa sì che, cioè, non mi sono mai venuti brufoli in più con questa crema, non mi è mai venuto un bruciore di viso, niente, mi è sempre lasciato il viso perfetto praticamente, e la adoro veramente tantissimo, mi piace tantissimo e si asciuga praticamente subito. Poi vado a passare un labello, un burro cacao, per ammorbidire le labbra, anche se sono sincera non lo faccio sempre, di solito ne uso uno più naturale, ma mia figlia me l'ha rotto quell'altro, l'avete visto anche in un blog, quindi ciao. Comunque adesso uso un po' d'acqua termale sopra la crema, perché non solo mi fa sentire molto molto fresca, ma in più toglie l'effetto unto appiccicaticcio la crema, e non devo aspettare che si asciughi la crema, ma devo aspettare solo che si asciughi appunto l'effetto bagnato, e dopodiché posso subito mettermi a truccarmi, perché appunto non ci saranno strisce della crema né niente, insomma la fa asciugare subito ed è favolosa come cosa. Poi continuo a bere, perché io bevo un sacco d'acqua la mattina, quindi imperterrita continuo a bere.
E niente, bevendomi l'ultimo sorso di acqua, io vi mando un grosso grosso bacio tesori, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lascia un bel mi piace, iscriviti al canale per vedere altri video e noi come sempre ci vediamo appunto al prossimo video. Un bacione grandissimo, ciao tesori!